Baden è una città che al giorno d'oggi si trova nei confini della Svizzera settentrionale, cantone di Argovia, da non confondere col Baden-Württemberg, la regione storica della Germania occidentale, né con la città tedesca che sta nel Baden e che si chiama Baden-Baden. Poi c'è una città chiamata Baden anche in Austria. In tedesco Baden vuol dire bagni. Nel 1416 è ai bagni di Baden, in Argovia, Poggio Bracciolini e in data 18 maggio scrive una lettera per descrivere i bagni di Baden ad un amico fiorentino, Niccolò Niccoli. Lettera in latino, come tutte quelle che scrive in questi anni, lettera divertente che rivela un uomo pieno di curiosità. Maggiori e più minute curiosità di quante ne aveva rivelate il Petrarca, assistendo a bagni di diverso tipo più a nord a Colonia. Poggio Bracciolini ha curiosità di un tipo che oggi potremmo definire antropologico, ma per lui vedere i bagni di Baden è anche una soddisfazione umanistica. Il Bracciolini ha idee molto chiare sull'importanza del denaro, la rinuncia alla ricchezza e rinuncia alla possibilità di operare nobilmente. Celebre la sua affermazione. Di chi è meglio che sia piena la città? Di ricchi che con i loro mezzi aiutano sé e gli altri? O di poveri che né a sé né agli altri sono di alcun aiuto? Su questo, ovviamente, è in aperto contrasto col suo coetaneo Bernardino da Siena, al quale non risparmia attacchi violenti. Sono le passioni letterarie che fanno di Poggio Bracciolini un grande nella storia dell'insulto. Le sue polemiche con i colleghi umanisti sono di una violenza smisurata. Bisogna però riconoscere che anche in questo genere, quello dell'invettiva, il Bracciolini si distingue tra gli umanisti contemporanei per un estro fantastico e una felicità stilistica che trovano riscontro forse soltanto in qualche pagina polemica del Poliziano. D'altra parte, Poggio Bracciolini è toscano e i toscani, si sa, in quanto creatività non sono secondi a nessuno. Nel 1453 Bracciolini torna a Firenze per ricoprire la carica di cancelliere, ma tutto il potere ora è in mano a Cosimo de' Medici il Vecchio. La carica di cancelliere quindi è solo un vuoto nome. Nella sua villa, la Val d'Arnina, tutto solo tra le sue lapidi latine, Poggio Bracciolini mette insieme un libretto di stile quasi epigrafico, ma duro, di schegge aguzze e violente, confabulationes, propriamente conversazioni, ma in senso più vasto, frammenti di chiacchiere, battute, motti, barzellette, titolo italiano Facezie. Per una nemesi singolare, le Facezie sono la sola opera a cui, presso lettori comuni, si è raccomandata la fama di Poggio Bracciolini, sul fondamento cioè di un'aneddotica comico-pornografica. Nelle Facezie, però, c'è anche una vena novellistica, ma soprattutto un'analisi sagace e pungente dello spirito umano e della sua psicologia. Giova ricordare che le Facezie di Bracciolini furono lette ed amate anche da Leonardo da Vinci. Ci piace qui ora leggerne una, un testo integrale tradotto dal latino. Una femmina del mio paese, che pareva matta, era condotta da suo marito e da parenti a una certa fattucchiera, per roba della quale credeasi di poterla curare. E per passare l'arno la posero a cavalcioni dell'uomo più forte. Ma ecco, in questa ella imprese a muoversi sulle spalle dell'uomo, similmente a cani in calore, e a gridare ripetutamente. Io voglio l'uomo, su via, datemi l'uomo. E con queste parole mostrò la ragione del suo male. Colui che la portava scoppiò a ridersi forte, che cadde con la donna nell'acqua, e tutti gli altri ne risero, e conobbero che a medicar quel male non era vi bisogno di incantesimi, ma di quell'altra cosa. E con questa sarebbe ella tornata in sanità. E volti verso il marito dissero: Tu sei il miglior medico di tua moglie. E se ne tornarono tutti, e dopo che il marito fu seco e la contentò, ella tornò sana di mente. Questo, del resto, è il miglior rimedio della pazzia delle donne. Freud, insomma, non ha inventato un bel niente.